Allora, buongiorno, buonasera. Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre il quasi che mi prega. Dunque, io ho postato il video della prova del X-Ray 6100 sul gruppo QRP Italia, aperta parentesi, QRP Italia. Vi consiglio di iscrivervi perché se siete amanti del QRP almeno siete in buona compagnia con degli esauriti per il QRP. E vi dà consolazione il fatto che la patologia non è vostra esclusiva ma è ampiamente diffusa. Comunque, tornando a bomba sull'argomento, mi è stato fatto notare che insomma la ricezione non è qualcosa di eccezionale. Allora, io voglio fare una prova. Stesso tipo di antenna, collegati due apparati alla stessa antenna, la IAGI per i 40 metri, quindi condizioni perfettamente identiche, l'X6100 e lo IESU FT817. E provo a fare una verifica di ricezione dei due apparati, sperando che nessuno dei due entri in trasmissione, se no faccio un danno della Madonna. Vediamo un po', giochiamo un po' sulla banda 40 metri, sarà un video breve perché farò un paio di controlli sulle modulazioni più forti e quelle più deboli e vedere un po' cosa salta fuori. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, sulla destra l'FT817, apparato stupendo, meraviglioso, che poi in quel di Stradella si arrabbiano. E sulla sinistra il cinese, di chiara ideologia comunista, però a me piace, sono contento, non l'avrei mai detto. Mi sembra per il momento che funzioni bene. Scusate il rumore di sottofondo, ma è la stampante 3D che sta lavorando a un progetto che voglio mettere in pista domani. Però sicuramente domani piove e quindi faremo dell'altro perché piove. La neve la sopporto in sota, ma l'acqua assolutamente no. Allora, alziamo il volume qui dell'817. Abbiamo un segnale S8, no, S9, scusate. S9, bene. Ora passo al 6100. Premetto che non ho attivato nessun tipo di filtro sugli apparati. Quindi condizioni base. Allora, cerchiamo qualcos'altro. Okay, 17. Cerchiamo qualcos'altro. Ok, 7190 e qualcosa. Semilecente in questo momento. Passiamo all'817.
hart bleiben. Die werden dann weniger und ja, die kennen sich natürlich dann auch umso besser. Na, wunderbar, ja, freut mich. Und geht gut mit den Fast QRP und dem Deepol. Wie gesagt, 9+10 hier ungefähr, 9+15 teilweise in den Spitzen, geht ein bisschen rauf und runter. Ich habe ungefähr 1 Kilowatt im Moment SDR von Apache Labs an 8000 und eine Alpha 77 im Rahmen und die Antenne ist ebenfalls ein Deepol. Allerdings aus Aluminiumrohr drehbar. Ora, se vogliamo fare una differenziazione sulla qualità del tono audio, ok, ci può anche stare, ma l'alta fedeltà e l'AM radio secondo me sono due cose diverse, comunque ognuno può fare le sue scelte. Apparentemente per me sono uguali, segnale 9 e su questo segnale 9. Facciamo un altro giro, passiamo qui, oh, un italico, 7142, non ci vedo. 7142. Ma mi dispiace, ma io non lo ricevo. Ecco. Bene, Alberto, sono andato. Sì, infatti, okay. Guardavo l'impianto. Ho visto c'è sempre quell'antenna lì. Uguale alla tua. Allora, colleghi italici, di qua. Te lo giuro, c'era, c'era. I colleghi italici di qua. Sicuramente qui l'altoparlante distorce un pochettino di più, è una cosa che sarà penso 2 centimetri e mezzo di diametro, ci sta, bisognerebbe utilizzare l'apparato con le cuffie, cosa che io in sota non faccio perché ho terrore di qualcuno che mi arrivi alle spalle e non è una cosa piacevole quando qualcuno ti arriva alle spalle. Mi sembra di fare le orecchie pelose ad ascoltare questi commenti. Vabbè. Allora, qui. Il discorso del Covid, cerco di evitare di uscire, sono. Ecco. È vero, c'è una piccola distorsione sull'ex 6100, ma sicuramente è dovuta al dimensionamento dell'altoparlante. Abbasso il volume. Allora, 7083, altri colleghi italici. E venga anch'io se ascrocco. Allora, l'X 6100 adesso e passiamo all'817. Salutami a Mattia. Allora, buon pranzo, Carmine, ci sentiamo nell'arco della giornata qua a Bonifico. Ah, è vero che in zona 8 si mangia a quest'ora. Un abbraccio, passa una vigilia serena qua. Signor che zero sia come adesso penso molto a quella fase.
Allora, ok, per me gli apparati dal punto di vista della ricezione sono uguali, poi dipende dai gusti personali. Secondo me l'X6100 tira fuori meglio i segnalini deboli. Può essere l'impressione, la gioia del giocattolino nuovo, la poca obiettività. Per me sono uguali. 73, auguri, buon Natale. Campai.